la Spagna deve recuperare, nei recuperi chiaramente sono affannosi, due quindi tiri. Sono ai limiti del regolamento. Quarto fallo di Herreros, quarto fallo di Herreros, è importante, quarto fallo di Herreros a 3.24. Sai, deve, ormai Sainz bisogna che se lo giochi fino in fondo, non lo può sicuramente no, cambiare. Non può toglierlo, eccolo qui. E quindi oramai Herreros andrà avanti fino in fondo. Alberto Herreros del Real Madrid, la nuova squadra di Sergio Scariolo. Sì. Uno dei tecnici italiani che adesso Franco dobbiamo schiodare, come si dice in gergo, questo 52 che mi ha assillato. Segna 43. Il primo. Oh. Segna il primo. Forza. Abbio. 53 a 43. Può arrivare in doppia cifra. 54. Oh, abbiamo riportato il nostro vantaggio su 11 punti. Più 11 Italia. 54 a 43. 3 e 20. E 22 secondi per il gioco d'attacco della Spagna. Esteller, il cambio difensivo, Myers. Esteller tripla, Esteller tripla. 54 a 46. Il più 8 Italia. Avanti, eh? Più 8 Italia, 3 minuti. 3 minuti e 2 da secondi. Da vivere intensamente. 8. Adesso loro devono far fallo per forza. Finale del campionato d'Europa con raddoppio su Abbio, c'era forse il fallo. Ragazzi, Myers attaccato. Si gioca, si gioca. La Spagna 12 secondi. Vuole per forza. Occhio a non far morire contro, questa azione con la palla uno, in mano uno senza tirare. Uno, vai, calto. 7 secondi. 1 contro 1. Myers, Meneghin, 4 secondi, un tiro da 9 metri. Stoccato il pallone. Forzatura italiana. Stiamo giocando 2.30, 2.30, Corrales. Con troppa precipitazione. È il momento di mettere a posto tutto. Voglio stringere calma, i denti. Calma, calma. 2.20, non perdere la testa in attacco, Corrales. Prendi il tocco di Dueñas, stoppato, Reyes fallo su di lui di Galanda. Reyes, allora ricapitoliamo, siamo a 2.16, 46, 54, fucca, eh? Due tiri per loro, 5, quinto fallo di Galanda, grave perdita. Quattro falli anche di Myers, come sì, opportunamente ricorda Jacobini dallo studio, ed è certamente una situazione delicatissima, eh? Delicatissima, sette perché punti quattro avanti. Falli Herreros in panchina, non può andare Herreros, ma ovviamente non può andare nemmeno Myers, è troppo importante in questo finale, sbaglia il secondo. Fallo, calma. C'è fallo. Sì, adesso non vuoi brontolare, l'ha spinto. Dunque fuori Galanda, il primo a uscire, quattro falli per le due stelle, il capitano azzurro, Carter Myers, Alberto Herreros per le Furie Rosse, ma si va dall'altra parte a tirare e sono tiri liberi delicatissimi. Sai cosa qui diciamo? La palla è un macigno. Bravo, che bravo. Pesa sai quintali. Diciamo noi? Quanto pesa? Pesa quintali, perché adesso ogni tiro fucca. È una cosa, una sofferenza. Una come una piuma, eh? Sì, sì. Ancora una dedica punti, alle gemelle. 8 punti. Lo abbiamo dedicato alla piccola Alessia di Basile. Questo giusto. Benissimo per noi. Benissimo. Corretto. Benissimo corretto per il noi. Tocco, corretto il tocco, non era canestro, ma la palla è delicata. Adesso noi possiamo giocare lungo. 2 minuti. Loro devono 8. Per forza far fallo. 8 punti. Myers. Bisogna girare la palla lontano dal canestro per qualche fallo. Secondo e poi avvicinarsi. Fallo. Non c'è fallo. Fallo. Non c'è fallo. Myers. Blocca per lui. Scusa, il Fuchscan. Questo è fallo, sì. Vabbè, insomma, voglio dire, gli ha fatto lo sgambetto. Come ha visto quando vai lì che con tre palle ti danno un coso, un giochino. Qui ha dovuto fare tre falli per prenderne uno. Insomma, la bambolina. Dire, una bamboletta. Myers, vediamo se 8 punti avanti. Riesce a dedicare ancora qualcosa ma a Joel. Siamo sicuri che il cronometro va bene. Ma non lo so. Non passa mai. Il primo. Primo. È per Joel. Il 56 primo. Italia, 47 Spagna, 1.55. 2 su 2 per il capitano Myers. Quando c'è l'arrivo bisogno. L'arrivo sta piano piano avvicinandosi. 5-6-4-6. 5-6-4-6. Per la Spagna è già un tiro importante. Corrales da 3 punti. 56 a 49. 56 a 49 no, meno 6. 57, 40, scusate, 57 a 50. 57 a 50 è stato aggiornato ora il tabellone. 57 a 50. Stoppato da una tripla marcatura Myers. Due tiri. Che allora, finale, 1.34, abbiamo 57-50, vince l'Italia, Carlton Myers due tiri, adesso dobbiamo per forza fare una difesa di quelle al fulmicotone. Myers non devono segnare, dobbiamo recuperare una palla. Sbaglia il primo. 1.34. 1.34.
più 8 Italia. Buono, 1 su 2, comunque bravo, eccellente, quasi 30 bravo, minuti in Calto. Campo Myers 14 questo punti, questo piccolo è una roba pazzesca. Scatenata ovviamente la Spagna in questi minuti finali, sta accelerando perché deve disperatamente forzare i ritmi, deve costringere a spendere falli l'Italia, deve andare in un'etta. Ma non deve far fallo Appio, dai su, non esiste. Quarto fallo anche per lui, quarto fallo per Myers, quarto fallo per Abbio. Sì, ma per Abbio, vuol dire, ci abbiamo ancora Basile. Corrales segna. Corrales è stato micidiale. 5-8, 5-1, finale del campionato d'Europa, quasi in volata. Ragazzi, un minuto e 30. Picchiano qui questi qui. Fai fallo. Tieni la palla. Myers fallo. Myers fallo. Io non sono per esempio Franco per queste azioni così solitarie, io sono per un gioco anche qui costruttivo, anche perché nel gioco costruttivo perdiamo più tempo e quindi c'è una circolazione di palla. E adesso io non voglio che nessun giocatore può prendere la partita in mano e vincere da solo. Estayer, 5 falli Estayer, eccolo qui, grazie alla regia. E allora, che aveva detto ad Antib Franco Polti? Aveva detto: porterò Virank al Tour e l'Italia arriverà in finale, era d'accordo. Volevo con devo dire che non l'abbiamo mai detto perché siamo stati superstiziosi fino adesso, ma noi lo dicevamo dal primo giorno, sì. Trovando in lui anche un sostegno avevamo avuto ancora lui è un grande e... aveva ragione a portare Virank, quest'anno ha vinto il campionato con Gotti, il Giro d'Italia, ma chissà, adesso vediamo... però ti dico una cosa, siamo veramente qui a un passo, 1:24 ci abbiamo l'arrivo e adesso l'arrivo. Sì, l'arrivo in fondo là, lo vediamo, abbiamo 6 punti. Cosa gli altri sono in... cosa vede lì? Vedo una roba eccezionale che ti dirò alla fine, Franco. Tanti anni di sofferenze, tanti anni di anonimato, l'Italia per 16 anni non è stata niente in Europa a livello di Lombardi, mi sbaglio agli occhi lucidi? Sì è un momento storico per tutti noi, ma non è ancora finita con Lombardi. Vabbè, fammi sognare almeno adesso. 1:20, 58 Italia, 52 Spagna, 1:24. Dino Meneghin, Silvestri, Crespi, che tensione, stanno soffrendo. Segna il primo Carlton Myers, 5-9, 5-2, 5-9, 5-2. Segna anche il secondo Carlton Myers, 60 piccolino. Italia, Myers 10 su 12 dalla linea, 10 su 12. Non far fallo Abbio, non fare fallo. Non bisogna far fallo. Più 8 prova Herrero, scorto, Abbio, la palla in faccia Marco Nato, peccato. 1:12. Non riusciamo a prendere questo benedetto pallone. 1:12. Rimessa Spagna. Non facciamo fallo, non facciamo fallo. Facciamo scorrere il cronometro, ragazzi. Deve girare il cronometro. Siamo negli ultimi 2 minuti. Il cronometro ora si ferma sempre. Corrales, che numero! Il tocco di Reyes. Poi l'Italia strappa il rimbalzo difensivo. Minuto del campionato d'Europa. È l'ultimo minuto. Fallo su Myers. È tutta in piedi la panchina italiana. Ecco Dino Meneghin. Guardate questa immagine. Guardate. È sempre lui. Dino Meneghin. L'Italia si sta avvicinando all'arrivo, ragazzi. Anche Mattioli, capo delegazione, in piedi. A Antib contro la Croazia. È un arrivo effervescente. 56 secondi. 3 decimi. È il 13° tiro libero del capitano. È un 13. Andiamo avanti. Il primo va. 52-61. Vediamo qualche tricolore che sventola. 2 su 2. 12 su 14. 2 su 2. 10 punti. 6-2-5-2. 10 punti. Disperato tentativo finale della Spagna. Herreros. Dueñas. Herreros. Dentro. Va a concludere. Scarica per Reyes. Bene. Segna bene. Reyes. 40 secondi. Ora devono far fallo subito gli spagnoli. Ma Meneghin va in slalom. Che brutto fallo di Reyes. Che brutto fallo di Reyes. Lo ha spinto. Classico. Io capisco brutto però. Brutto fallo che... di Reyes. Andrea Meneghin a terra. Finale drammatico di questa partita. Mamma mia. Andrea Meneghin a terra, l'espressione di Dino. L'attenzione Dino, gioca, brutti scherzi. È dirigente e anche padre, caro Franco. Guardate, vada da Rems e ora lo ha tranquillizzato, gli ha detto non c'è problema, nessun problema. Evidentemente Andrea deve aver detto Cariani, qualcosa subito, Cariani, ma vicino, si rialza per fortuna subito.
deve aver subito tranquillizzato tutti. Eccolo qua Andrea, eccolo qua, sì. Dai Andrea, forza, ultimo, fai un ultimo sforzo. È molto molto arrabbiato, guardate che brutto fallo di Reyes, che brutto. Questa fallo, è un'azione di rugby, non è un'azione di pallacanestro. Che brutto fallo, viene abbracciato da Bonora in panchina, da papà Dino. Andrea arrabbiatissimo, arrabbiatissimo, si è ripreso. Poi... De Paul in lunetta. Un punto. Va bene, questa è la giusta punizione, fargli due punti e la palla in mano, sarebbe una punizione giusta per un fallo antisportivo. E gli applausi e gli abbracci. Siamo a 10. E guardate l'abbraccio di Dino Meneghin. L'abbraccio Italia di Dino Meneghin. Sta vivendo un momento storico, signori. Ah, ad Andrea Meneghin. Se mi permettete, siamo Carlton un po' Mayer, tutti emozionati. Lo scarico per De Paul, 30 secondi alla fine del campionato d'Europa. 30 secondi, 64-54, si alza l'urlo Italia-Italia nel Omnisport di Bercy. 20 secondi, chiama timeout. Lolo Sainz va a segnare, forse no, sbaglia Carlton Myers, 15 secondi, 10 punti. Non far fallo, non far Corrales, fallo. Corrales, in azione di transizione si arresta, lo scarico. Lascialo per Romero, tirare. Prova da 3 punti Romero, segna da 3 punti, sì, 7 secondi e 5 secondi. Decimi, è fatta. Tiene la palla. 5 tiene secondi, la palla. Carlton Myers sulla linea laterale, ha paura di un fallo brutto ancora, 2 signori, secondi. Signori, siamo campioni secondo d'Europa. L'Italia un è campione d'Europa, un sogno che si avvera, 16 anni dopo, Nantes 83, l'Italia torna sul trono d'Europa ed è festa grande, una grande soddisfazione, una serata memorabile. Magica. A Parigi è Douce France per l'Italia, dopo Nantes Parigi ci porta bene ed è un momento storico, festa per tutto il vertice dello sport italiano presente, il presidente del CONI Petrucci, il segretario Pagnozzi, il presidente della FIP Maifredi, il segretario Blasetti, fanno il giro di campo i giocatori italiani, è festa grande per la nostra squadra. Corre in campo Maifredi, Pagnozzi, tutti ad abbracciare il commissario tecnico Boscia Tanjevic, l'Italia è campione d'Europa e Carlton Myers arriva alla giornata più bella della sua vita sportiva. Siamo i primi in Europa, siamo i numeri uno. Arriva, arriva il re d'Europa Boscia Tanjevic e come ieri complimenti, punto. Complimenti, la squadra ha giocato molto bene, ha controllato la partita praticamente dall'inizio fino al fine. Il spettacolo forse è mancato un po', ma anche perché loro hanno abbassato ritmi mettendo in gioco la difesa zona dove si è un po' perso di spettacolarità. Ad ogni modo è stata proprio un'operazione al cervello fatta precisamente. Boscia, che nessuno di organi ne è mai mancato dopo la partita. Boscia, è il tuo momento migliore, è un sogno. Sono io ogni 25 anni vinco qualcosa. Senti, ma mi dici una cosa, io non l'ho mai provato, ma che cosa si sente? Ma no, sono un po' svuotato. Dai, dimmelo, perché non lo so, cosa si sente? Sono un po' svuotato. Sei felice? Abbastanza. Grazie. Grazie ragazzi. Boscia Tanjevic va ad abbracciare i suoi ragazzi. Noi intanto, mentre arriva tutta la squadra a festeggiare, saremo di nuovo qui fra poco. Una notizia, Roma ha ingaggiato Harry Williams, è un'altra grande notizia, il basket italiano oggi vive momenti. Sì, ma oggi la notizia è l'Italia. Oh, ma guarda che festa. Una festa straordinaria, Fucci abbraccia Dino Meneghin, arriva anche Galanda e poi mandiamo la pubblicità. Giacomo Galanda al volo, allora, complimenti anche a voi tutti. Grazie. Una squadra magnifica, una magia. Una magia, una sofferenza più che altro, perché alla fine stavano cedendo le gambe, però col carattere, con la voglia e con tanto, non lo so neanche io cosa. Ma sei il miglior tiratore da tre della squadra, ma ti rendi conto? Stasera non è andata però. Comunque non importa, grandi non importa, perché l'importante è questo grandissimo successo che mancava da anni e che veramente penso che ce lo siamo meritati. Grazie Giacomo Galanda. Allora, pochi istanti di pubblicità, guardate la festa di Galeani su questa immagine, andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo in diretta. Grazie Jacobini, in linea a Roma. Vedendo, perché stiamo vedendo in bassa frequenza quello che sta accadendo sul parquet di Bercy, i nostri giocatori veramente, ecco li vediamo, una bandiera e soprattutto Carlton Myers che ha avuto tra le mani l'ultimo pallone della partita e non l'ha più mollato da quel momento. Evidentemente abbiamo capito chi terrà il pallone della finalissima. E intanto con Renato Bianda, che qui c'è da rimarcare come Pronto? Questa Italia, grazie a un carattere di squadra straordinario,
abbia saputo superare momenti difficili sia alla, prima, fino, sia alla fine del primo tempo che soprattutto a tre minuti, due minuti dal termine della partita. Soprattutto nel finale del primo tempo l'Italia ha quasi avuto paura di vincere, ha forzato parecchio, ha tirato in condizioni un po' disastrose, questo lo devono fare gli spagnoli che devono rimontare, ma Myers, nonostante l'infortunio che aveva messo in dubbio addirittura la sua partecipazione alla semifinale, ha segnato 18 punti, è stato il migliore realizzatore della giornata, mentre il tanto temuto Herrero se ne ha segnati soltanto 10. Intanto vediamo. Certo, ed è comunque straordinario notare come i nostri siano riusciti con molta disinvoltura a venire fuori da situazioni diverse ma tutte difficilissime. E se è già pronto il podio per la premiazione, noi stiamo attendendo che il collega Franco Lauro si porti nella zona per le interviste, così vedremo direttamente anche i nostri straordinari giocatori. Dovrebbero essere intanto pronti alcuni dei momenti più significativi della partita, tra cui un episodio che lo dovremo vedere, lo rimarcheremo e magari poi lo faremo anche rivedere. Intanto possiamo andare su Parigi, vediamo un personaggio, non c'è più, era Dino Meneghin che ha vinto questo europeo sia da giocatore che da dirigente. Allora, se sono pronti gli highlights, potremo subito vederli, mi rivolgo alla regia ovviamente. Eccoli qua che arrivano, intanto vediamo il trofeo che ci regalerà l'europeo, è pronto una falsa partenza, ma la partita è appena finita, per cui intanto c'è da sottolineare una cosa, Mario. Ieri sera si diceva la Jugoslavia ha segnato 20 punti nel primo tempo, anche la Spagna questa sera è andata così. Ecco qua, siamo allora agli highlights, rimarcando proprio la grandissima difesa dell'Italia, e Lombardi ha detto bene, la nostra è sicuramente la miglior difesa degli europei. Ecco qui Carlton Myers, una delle sue percussioni stratosferiche devastanti per la difesa avversaria. Vediamo, ecco uno di quei tiri, ecco, è Galanda, di quei tiri che hanno smorzato gli entusiasmi degli spagnoli proprio nei momenti in cui stavano maggiormente recuperando con lucidità tecnica, tra l'altro mai comunque al massimo, e questo andiamo, ecco ancora Myers. Se andiamo a vedere Herreros, tanto temuto Herreros, praticamente assolutamente annullato dalla nostra squadra. Qui Abbio, un Abbio straordinario in questa finale, il quale Abbio credo abbia dato, è un gioco di parole, il marchio a questo campionato europeo. Vedremo fra un po' il punto che porterà l'Italia 47-28 nel corso della ripresa. Qui siamo con il primo tempo. Questo è De Paul. Eccoci qua alla ripresa. Mario, c'è una considerazione da fare. Ecco qui, eccolo qui Abbio. Sì, sì, sì. Ruba palla. Una rotazione, un passaggio di oltre 25 metri e il canestro di Kjagic. Ecco, eccolo qua. Questa è stata forse la fotografia della grinta, della lucidità tecnica di questi ragazzi che Tanjević, meglio occorre dire, onore a Tanjević, ha saputo plasmare e unire. Eccolo qui Tanjević in un gruppo monolitico, ma soprattutto in un gruppo che è riuscito a non mollare mai. Soprattutto una considerazione, cioè tutti dello stesso valore, cioè la difesa che hanno fatto era una difesa con molti falli e anche se usciva qualcuno, chi subentrava era dello stesso livello, quindi non erano 6, 7, 8 giocatori al massimo, ma tutti dello stesso livello, questo è importante. E possiamo sfumare, abbiamo il presidente del CONI, Gianni Petrucci, che non si può non identificare nella pallacanestro di ultimi anni. Grazie. Eccoci qua dunque con il numero uno dello sport italiano, il presidente del CONI, Gianni Petrucci, vive un'altra serata memorabile, una gioia immensa. L'Italia del basket è campione d'Europa. Emozione straordinaria, veramente non credevamo di arrivare a questo punto, lo dicevamo prima, la realtà è che è un risultato straordinario, sensazionale, tutti gli aggettivi superlativi assoluti, mi ha chiamato adesso il sottosegretario Minniti quasi in diretta per fare i complimenti a tutta la squadra, a tutti voi che avete ben collaborato. Prima mi ha chiamato il presidente Zaccaria, quindi quando si festeggia si devono citare tutte le persone che hanno gioito insieme a noi. E ripeto, sono particolarmente contento perché questo nuovo Consiglio federale parte con una medaglia d'oro. Sono contento, lo sport ovviamente è entusiasta, quando si vince nella pallacanestro sono medaglie che pesano, come tutte le altre. Ma venendo io dal basket in modo particolare l'ho sofferta e adesso ne gioisco.
Che effetto fa vedere queste immagini, Petrucci? Effetto che tutti i momenti bui sono alle spalle, mi ricordo. Lo possiamo dire che è commosso, perché non la vedono, perché vedono queste immagini. Ma più che commosso, io mi ricordo da quando siamo partiti, il merito è di Messina, di Tanevic, due grandi allenatori che hanno riportato il basket. Adesso una cosa importante, il basket non deve sprecare questo momento straordinario. L'audience di ieri, l'entusiasmo che ci sarà, che c'è qui, che c'è in Italia, il messaggio che diamo ai nostri dirigenti federali, Manfredi in testa perché lo merita, perché ha sofferto insieme a tutto il Consiglio federale, e che insieme alla Lega sappiano trarre dei vantaggi. Il basket italiano è forte, l'Europa significa anche il mondo se mettiamo gli Stati Uniti. Lauro. Ed è un grande momento comunque per tutto lo sport italiano. Lauro? Lauro? Se lo dico io sono di parte. Torino, campionato europeo, ripeto sempre, atletica, perfetto, tiro con l'arco, pallavolo, canottaggio, tutti straordinari successi, scherma. E in un abbraccio a tutti quanti quelli che stanno facendo grande lo sport italiano. Il basket lo meritava, avevamo troppo sofferto. Grazie, grazie al presidente del CONI. Lauro? Gianni Petrucci? Sì. C'è ancora il presidente lì? Sì, è qui. Volevo chiedere se in questo momento non rimpiange, tra virgolette ovviamente, di non essere ancora presidente del basket. Adesso è curiosa questa cosa, perché ci ha raggiunti anche il presidente. Sentiamo Petrucci, poi Maifredi. Ecco, ma l'ho detto che lo merita Maifredi, perché è un Consiglio federale serio che è partito col piede giusto. Devono sfruttare questo successo, perché tutta gente che stava con me, io oggi non c'entro niente, ma è giusto che lo abbia Maifredi, che si è conquistato da tanti anni nel basket, è presidente di una grandissima federazione, ed è logico che sia lui adesso a gestire questo successo, lo merita. E allora sentiamolo, sta tremando come una foglia, sta tremando come una foglia il presidente Maifredi. È un sogno che sembrava irrealizzabile, è arrivato, è stata anche oggi una sofferenza, ma la fine. Guardi ragazzi. Sono felice, effettivamente dopo 16 anni stanno ricordando che Basile ha avuto da poco una bambina, quindi Alessia. Anche loro, Alessia, sì, è una grande felicità per tutto il movimento. Io credo che questa occasione sarà sicuramente da utilizzare per far credere che il basket italiano, puntando sui giovani italiani, anche perché è una squadra ancora giovane, potremo avere un buon futuro. Quindi... E ha vissuto con il segretario Blasetti, che è qui vicino, tanti momenti anche negli anni scorsi. Barcellona, l'argento era già un passo importante dell'Italia, vice campione d'Europa contro la Jugoslavia, maestra campione del mondo in carica e ora uscente in Europa. È vero, Barcellona era stata una premessa, oggi è stata la conclusione di questo grande lavoro che i nostri allenatori hanno portato avanti. È una grande soddisfazione per un neo presidente. Io credo che sicuramente mai una felicità abbia raggiunto il livello che ha toccato in questi giorni i dirigenti, tutti i dirigenti che sono venuti qui a Parigi per essere vicino alla nazione. Grazie presidente Maifredi. Grazie Maifredi. A voi, grazie. Grazie Maifredi. Blasetti, mentre vediamo la Spagna, medaglia d'argento, abbiamo visto il presidente della federazione francese, Maignini, ex arbitro internazionale, oggi numero uno della federazione di Francia, con Stankovic il numero uno. E intanto vediamo i tifosi italiani, ecco, sono centinaia, arrivati come detto da Borgo Valditaro, da Milano, da tutte le parti. Blasetti, battere la Spagna 16 anni dopo Nantes, per un uomo che ha vissuto tanti anni. Io ero presente anche a Nantes, vuol dire che non sono tanto bambino, però penso che questo europeo valga molto di più, perché con la divisione degli stati Russia e Jugoslavia noi abbiamo almeno 3 posti in più da conquistare sulla carta, quindi questo sicuramente è un oro doppio. Poi per tutte le difficoltà che ci sono state, per le partite magari bella con la Croazia e poi persa, quelle con la Russia e Jugoslavia, quindi veramente un oro che vale due volte. Qualche lacrima, Gianni Petrucci deve tirar fuori il fazzoletto, perché sono momenti indimenticabili che stiamo vivendo, certo. Con grande soddisfazione, con grande gioia, perché indubbiamente quando si aspetta quasi 20 anni, sì, anche perché questo è uno sport dove onestamente sono stati ingoiati tanti bocconi amari, sì, e poi il livello tecnico è cresciuto, alzato, enormemente. Delle 16 squadre partecipate all'europeo, forse solo l'Ungheria era un po' un gradino sotto, le altre 15, compresa la Bosnia e la Grecia, erano tutte dello stesso livello, quindi arrivare primi con 15 squadre di alto livello penso che sia un grandissimo risultato. E intanto è arrivata, grazie Blasetti, è arrivata anche la telefonata di Carraro, anche grazie Blasetti, anche Carraro ha voluto farsi sentire la sua voce qui a Parigi.
Dunque complimenti a tutto lo sport italiano, e questo è il Lolo Sainz. Facciamoci complimenti anche io e te, perché abbiamo portato fortuna, voglio dire, siamo partiti in sordina, però noi ci abbiamo sempre creduto. Il nostro motto, il primo giorno che ci siamo visti, è stato fino a Parigi insieme, fino in fondo, e ci siamo arrivati, e ci abbiamo voluto credere, abbiamo forse rischiato Dadone, ma arrivare a vivere questo momento credo che resterà nella storia. Io vorrei fare anch'io personalmente una dedica al mio maestro Aldo Giordani, e in questo momento anche al mio papà, che non c'è più. E qui c'è l'Italia che sulle note di We Are The Champion, le medaglie d'oro sono sul piatto, e la squadra azzurra offre questo spettacolo indimenticabile. Oggi non hanno vinto solo loro, Franco, ha vinto tutto lo sport italiano. Tutto lo sport italiano. Oggi finalmente ci sentiamo qualcuno, Franco. È bellissimo. Credo che sia un'atmosfera fantastica. Carlton Myers. Non molla il pallone, Carlton. Non lo mollerà più. Secondo me se lo porta a letto. E allora, nome per nome, eccoli qui, vediamoli, seguiamoli se la regia ci aiuta. 12 Davide, splendidi ragazzi. Buonora. 12 Giacomo splendidi Galanda. Ragazzi. Denis Marconato. Alessandro De Paul. Carlton Myers. Andrea Meneghin. Alessandro Abbie. Michele Mian. Roberto Chiacic. Marcelo Damiao. Gianluca Basile. In panchina Boscia, Tanjević, e con lui Marco Crespi, Giovanni Piccin, l'altro assistente Boniciolli. Ecco le medaglie d'oro. Non lo molla più il pallone il capitano. Sai, quando vinci una manifestazione di questo genere la sogni per tante notti. È un momento magico. Poteva essere sogno o incubo. È stato un grande sogno. Ringrazio tutti gli sportivi italiani che ieri sera ci hanno dato, con il loro assenso guardandoci, un grande soddisfazione. Mi auguro che oggi siano altrettanti a vedere la televisione insieme a noi. E allora siamo quasi alla chiusura, sì. Ancora 3 minuti. Non vorremmo finire mai, Franco. E questi sono momenti che vorresti vivere tutta la vita. Vogliamo ringraziare, però dobbiamo finire. Ancora Telepiù che ci ha permesso di vivere questa giornata ancora di diretta. La televisione. E tutta la Rai, i direttori di rete. Vogliamo che ringraziare veramente sono stati grandi. Il direttore di Rai Sport, Giovanni Bruno, i vice direttori di Rai Sport, tutti. E naturalmente tutti quelli che hanno collaborato, il nostro Ezio Biancodolino che ci ha seguito passo passo da Antibes fino a Parigi. Franco, un mio ringraziamento personale a te che mi hai fatto vivere una cosa straordinaria. Grazie. E allora c'è il momento dell'inno, eh? Sì. Beh, sai Franco, sono ancora molto emozionato. Ancora qualche lacrima, eh? Sta per arrivare la coppa. Sì. Un grazie anche allo studio grazie, di Saxa grandissimo Rube. Grazie allo studio di Roma che ci ha aiutato, veramente grandissimi, anche delle osservazioni molto argute e molto intelligenti. Salutiamo anche Mattioli, Bianda, ed ecco la coppa dal numero uno della FIBA, Stankovic, al capitano dell'Italia, Carlton Myers. L'Italia, signore e signori, è campione d'Europa. E allora vediamo questa coppa meravigliosa. Centinaia di flash, decine e decine di fotografi intorno, il momento della festa, e sarà notte memorabile a Parigi. Anche noi, anche noi Franco. Sui campi Elisi, da Maxime. Dopo la festa del mondiale del calcio francese, arriva la festa del tricolore italiano per l'europeo. 16 anni dopo Nantes, chissà quando ci sarà il prossimo. Speriamo presto, Francia. Speriamo presto. E allora il momento dell'inno, silenzio, tutti in piedi. Mentre lo speaker ricorda che il prossimo europeo si svolgerà nel 2001 in Turchia, dopo l'Olimpiade del 2000 a Sydney, dove ci saremo, è il momento dell'inno. E il miglior giocatore, attenzione, della rassegna continentale MVP, Gregor Fucsia, che quasi non crede alla comunicazione dello speaker. C'ho piacere. Gregor Fucsia, sono MVP, felice per lui. MVP dell'europeo. Grandioso Fucsia. Grandioso, è uno dei giocatori che io ho portato fino in fondo. Grandioso.
Gregor Fucsga, e guardate che la regia ci propone anche degli highlights di Gregor. Bellissimi, eh? MVP, la gioia di Aldo Vitale, grande dirigente della FIBA. Vediamo se arriva l'inno nazionale italiano, perché credo che sia veramente la più degna chiusura per tutti gli sportivi che hanno seguito questa lunga diretta su Rai 2. L'inno di Mameli. Le ultime note dell'inno di Mameli, è la degna chiusura, c'è una stella nel cielo, la stella dell'Italia, campione d'Europa, grazie Dado Lombardi, grazie a tutti voi da Franco Lauro, l'augurio di una buona serata e la linea può tornare a Roma. Non resta anche noi che chiudere così un pomeriggio sportivo straordinario. Tra l'altro è arrivato anche un titolo europeo, anch'esso storico, l'Italia del golf ha vinto il titolo europeo battendo in finale la Germania, non era mai accaduto. Bene, direi che è tutto, ringrazio anche il collega Bianda che è stato qui in studio con noi questo pomeriggio, grazie a voi soprattutto per averci seguito e bravissimi ancora a tutti i ragazzi italiani. Arrivederci.